ispiratori dell'apostolato di Padre Scalfi c'è sempre stato certamente l'ecumenismo. La preghiera e il lavoro per affrettare l'unità fra i cristiani scaturiva in Padre Romano dall'assidua frequentazione della tradizione bizantina. Padre Scalfi, infatti, respirava realmente a due polmoni, quello della Chiesa occidentale e quello della Chiesa orientale, secondo l'espressione usata da Giovanni Paolo II. Nell'episodio di oggi concluderemo l'ascolto della prima puntata della trasmissione Da sotto i massi del 1984. Padre Romano ci spiega che cosa caratterizza l'ecumenismo di Russia cristiana. Sono Paolo Polesana e questo è La Voce del Padre, podcast della Fondazione Russia Cristiana in occasione dei 100 anni dalla nascita di Padre Romano Scalfi. L'esperienza di comunità era per Padre Romano il terreno necessario per l'ecumenismo. Per quanto addolorato dalla divisione tra cristiani ortodossi e cristiani cattolici, Padre Romano intuiva che senza una propria e autentica esperienza di vita comunitaria non è possibile parlare né immaginare o tantomeno progettare l'unità tra le chiese, scopo di ogni lavoro ecumenico. Non vi è quindi autentico ecumenismo senza una sincera e personale tensione all'unità. Questa tensione non significa amare una realtà sbiadita e lontana, solo perché si è incapaci di stimare quella più prossima. Significa piuttosto ripartire dalla propria conversione e dalla scoperta di una unità reale che già esiste. Il nostro centro studi Russia Cristiana è soprattutto un centro, così desideriamo, così vogliamo, così siamo convinti, un centro di ecumenismo, cioè un centro per l'unità. Ma non pensiamo che l'unità possa essere combinata attraverso soprattutto degli accostamenti tattici. Non è il cuore dell'ecumenismo, non può essere né il compromesso né la diplomazia, anche se la diplomazia può lavorare in funzione di un ecumenismo, può. Crediamo che un autentico ecumenismo nasca anzitutto da un'esperienza ecumenica, cioè da una tensione a fare unità nelle nostre persone e nelle nostre comunità. Se non c'è questa esperienza di vita ecumenica, ripeto, non presentiamo il nostro centro come l'ideale attuato di unità. Vogliamo tendere, vogliamo vivere. Siamo ben consapevoli di essere miseri e inadeguati a questo lavoro, però il desiderio e l'attenzione è sincera. Vogliamo cioè sperimentare qui in Italia un'unità per poterla insieme edificare con gli altri. Perciò non è principalmente una professione o una specializzazione il nostro ecumenismo e non è assolutamente un hobby. E non sente assolutamente il bisogno di denigrare l'esperienza occidentale per aprirsi all'orientale. Non crediamo a questi aperturismi verso gli altri che partono da un disprezzo per una situazione locale. Non è una consolazione che cerchiamo nell'Oriente, anche se la consolazione ci viene dai nostri rapporti con l'Oriente. È un desiderio che cresca un'unità fra noi e che si esprima con gli altri. Perciò non domandiamo agli ortodossi che siano poco ortodossi per diventare medi cattolici o cattolici mediocri. Desideriamo essere sempre più cattolici noi, desideriamo che gli ortodossi siano sempre più ortodossi e in questo cammino comune verso una conversione più grande che desideriamo incontrarci. Come diceva un nostro amico russo, un sacerdote ortodosso, si può essere sempre più vicini ai cattolici, ai protestanti, agli ortodossi e diventare sempre meno cristiani.
Non è una distensione cristiana che vogliamo, dove uno rinuncia a una parte di sé per incontrarsi comodamente con la parte meno significativa dell'altro. Ciò che desideriamo è proprio una conversione alla verità, eliminare il nostro peccato, richiamare a dei valori comuni, grandi, consapevoli che un'unità è già stata istituita e fondata da Cristo fra noi proprio dalla struttura stessa del mistero cristiano. Quindi per ecumenismo intendiamo la scoperta misteriosa e vera dell'unità che già esiste, una conversione sempre più consapevole a questa unità. Per questo che diffidiamo da tutti i compromessi e diffidiamo soprattutto da un ecumenismo che ha bisogno di disprezzare i vicini per aprirsi ai lontani. O comunque anche diffidiamo di un ecumenismo che non è preoccupato di fare unità qui, perché fare l'unità è sempre una seccatura, è un impegno grosso, che parla con troppa facilità di pluralismo fra i vicini e di ecumenismo con i lontani. L'ecumenismo cui ci ha introdotto Padre Romano non è dunque un lavoro di soli specialisti. La tensione all'unità è un aspetto della fede di ciascuno, ovunque egli viva. È un'esperienza che nasce dalla conversione personale e che ci rende responsabili nel costruire una società nuova. Avete ascoltato La Voce del Padre, un podcast della Fondazione Russia Cristiana in occasione dei 100 anni dalla nascita di Padre Romano Scalfi. Potete accedere a tutti i podcast e alle altre produzioni multimediali attraverso la Mediateca di Russia Cristiana al sito www.russiacristiana.org/mediateca.